Devo raggiungere il cortile. Non puoi lasciarla morire. Spero proprio tu abbia un piano, Clive, altrimenti siamo tutti fregati. Vai. Dannato lupo! Jill, puoi camminare? Su via, Lord Rosfield. Non vorrei dirmi che sei stanco della mia ospitalità. Basta! D'accordo. Forse è ora di servire la portata principale. Immagino tu sia affamato! Ti serve questa? Molto gentile. Stiamo vicini. Ce ne andremo presto. E Thorgal, grazie. Voglio le loro teste! Mi spiegheresti gentilmente che cazzo ha fatto il tuo cane? Più tardi. Avanti. Seguitemi. Vale anche per te, Thorgal. Ancora vivo e vegeto, eh? Splendido! La ricompensa di Lord Kupka è nelle nostre mani. Altro che non c'è due senza te.
finita. Per ora, ma scommetto che li rivedremo. E ci daranno la caccia finché Kupka non sarà morto. Quindi cerca di finire il lavoro, eh? Va pure. Se tornassero, noi li fermeremo qui. Va bene, ma state attenti. Non ti preoccupare. Va. Kupka ha preso la nostra casa, Clive. Non lasciare che prenda anche la tua. Jill sarà... Sei in ritardo. Ci sono stati problemi. Mi stavo solo godendo la tua ospitalità. Che soddisfazione. Sei venuto di corsa a difendere il trono di tuo padre, Lord Rosfield. Il Granducato di Rosaria. Un regno privo di sovrano, esercito e popolazione. Un vero e proprio reame di polvere. Non vedo alcun trono che debba essere difeso. No! Ora basta coi tuoi giochetti, Kupka. Dimmi solo che cosa vuoi. La testa di Seid, ecco che cosa. Immagina il mio disappunto nell'apprendere che è morto per mano di un altro. E il mio enorme sollievo nello scoprire che tu hai preso il suo maledetto nome. Il tuo maestro ha ucciso Benedict Arman, profanandone il suo corpo. Se scegli di portare il nome di quell'assassino, allora risponderai anche dei suoi crimini. Gli unici crimini di cui risponderò sono i miei. Sid ha fatto tutto il possibile per salvare quella donna, ma lei ormai era irrecuperabile. Quindi ho fatto ciò che non riusciva. In verità sono stato io, Hugo. Sei stato... tu. Tu... tu l'hai uccisa. Esatto. Allora sono veramente fortunato. Il massimo a cui ambivo era uccidere una persona a lui cara, proprio come lui ha fatto a me. Ma a quanto pare mi sbagliavo. Ora avrò la mia vendetta. Noi condividevamo un sogno. Io sarei divenuto il re del mondo. E
Sveglierai invece la mia regina! E insieme avremmo governato come gli dei che siamo! Ma tu hai infranto quel sogno! L'hai ridotto in cenere! Ascoltami, Rosfield! La pagherai cara per ciò che hai fatto! Giuro che ti farò a pezzi con le mie stesse mani! E tu, invece? Quanta gente hai ucciso? Quanti sono i sogni che hai infranto? Non sei l'unico che ha visto il proprio mondo cadere a pezzi intorno a sé. Da me non riceverai pietà, Kupka. Né pietà, né tantomeno clemenza. Ora muori! È tempo che impariate! Cosa succede a quelli che osano intralciarmi? Intracciarti! Io ti ammazzo! Il mondo ha scelto. Sono nel mio elemento. Non puoi sfuggirmi. La terra sarà sempre il mio dominio. Troppo lento.
ci hai provato. Come per i tuoi antenati, questo viaggio finisce qui! Si è
Su, su. Non c'è motivo di agitarsi tanto. Aspetta! Un'altra volta, Mythos. Quello era l'ultimo? Credo di sì. Feccia Waludian. Mi domando chi li abbia invitati. Ma questa non è la sorpresa più strana del giorno, direi. Dov'è che hai imparato a farlo, Torgal? Non vuoi dirmelo? Beh, come vuoi. Gav, dobbiamo trovare Clive. Giusto, scusami. Te ne eri perso uno. Che sollievo. Anche per me. Ero così vicino. Se non fosse stato per il mio dono, l'avrei finito. La cosa importante è che tu ne sia uscito vivo. Quando sono arrivati i realisti? Subito dopo che sei entrato. Proprio quando pensavamo di poter sconfiggere Titano, ecco che arriva Odino. Ma comunque non ci preoccupiamo. No. Hai visto quello che ha portato via Kupka? Beh, quindi? Tu credi che siano venuti qui per salvarlo? Non ho idea di quello che sta succedendo, ma ogni minuto che passiamo a scervellarci, quel bastardo si allontana di più. Quindi che facciamo? Meglio se torniamo al rifugio. Adesso sono stanco. Anche tu, direi. E poi... con quello che ha passato Jill. Pensiamo più tardi a Kupka. Va bene? Sì. D'accordo. Così magari riusciremo a risolvere il mistero del tuo cane magico. Come ti senti? Torniamo a casa? Guarda come sei conciata. Sei messa peggio di questo posto. E questo lo chiami prendersi più cura di te stessa? Basta con le scuse, vostra signoria. Ti ordino di riposare. Bene. Riposerò. Sta tranquillo. È in buone mani. Ma non avremmo dovuto lasciare che finisse in quelle di Yugo, quando ancora le aveva. La domanda è... dove si trova ora? E che stavano facendo quei realisti? Ci ho pensato per tutto il viaggio di ritorno. Forse Otto può aiutarci. Gli parlerò. E io parlerò a Biblio. Il saggio? Di cosa? Per prima cosa del tuo fedele Segugio. Se ci sono mai stati altri amici a quattro zampe come lui, Biblio avrà letto qualcosa in merito.
Ma quello che voglio sapere è cosa succederà adesso. Thorgal ci ha salvato le chiappe, certo, ma non vorrei che facesse la fine di Jill. Giusto. Dimmi se scopri qualcosa. Certo. Lo stesso vale per te, eh? Jill, ascolta Tarja. Lo farò. Grazie.